Design alla moda, piacevolezza di guida ed elevate capacità di carico. Nonostante la concorrenza di SUV e crossover, le wagon sono sempre richieste. In questo super test ne mettiamo a confronto 6. Oltre alla Fiat Tipo, Ford Focus e Kia Ceed, le seconde due con cambio robotizzato a doppia frizione. E poi Opel Astra e Peugeot 308, equipaggiate come la Tipo con il cambio meccanico. Infine la Volkswagen Golf, ancora con il robotizzato. Insomma, 6 agili vetture da famiglia, pratiche e versatili. Facile da guidare, la Tipo ha una riuscita mascherina con griglia a trattini in rilievo. L'abitacolo è gradevole e arioso, benché piuttosto sobrio. I sedili in tessuto trattengono bene in curva. Il divano offre una seduta sostenuta e ospita comodamente 3 persone. Il baule ha la soglia bassa, il pavimento regolabile e una buona capienza. Valida per i viaggi con la famiglia, la Tipo va goduta soprattutto in souplesse nei percorsi pieni di curve con una guida fluida e rotonda. Promosso il motore dal marcato carattere. Regolare e pronto nella risposta, spinge bene da 1800 a 4800 giri, servito da un cambio fluido e preciso. Coi fari simili a occhi accigliati e la presa d'aria che sembra digrignare i denti, la Focus ha un look cattivo. La plancia, assemblata con cura, dà un'idea di qualità, come la pelle dei sedili, regolabili elettricamente. Scarso lo spazio in larghezza sul divano. Ben rifinito il vano di carico, che ha la soglia a soli 60 cm da terra. Gran bella guida quella della Focus. Agile e reattiva nel rispondere ai comandi, diverte e sfodera inserimenti in curva rapidi. Un cambio robotizzato piacevolmente pronto esalta la fluidità del motore ai regimi bassi, ma ne limita l'allungo a non più di 4100 giri, ordinando il passaggio al rapporto successivo. Nel muso affusolato della Ceed spiccano ampie prese d'aria, una nota aggressiva. Quasi lussuosa la plancia, corredata di un ricco volante multifunzione. Rigido e inclinato, il sedile ha il sostegno cosce alto. Invece, del divano si apprezza la seduta rilassante. Il baule, ampio e con vani nascosti, è ad appena 60 cm dal suolo. La guida è facile e leggera. Diventa impegnativa solamente se si forza il ritmo. Sotto i 2000 giri, il motore non ha tanto vigore e in allungo non va oltre i 4300. Che questa coreana privilegi il comfort lo si nota dai primi chilometri. Lo sterzo, piacevolmente dolce in manovra, è piuttosto lento. Precisa nella guida, la wagon Opel si adatta con disinvoltura a ogni tipo di percorso. Della plancia sottile colpisce la cura per i dettagli, di buon livello i materiali. Gradevole il rivestimento bicolore degli avvolgenti sedili. Il divano ha la seduta bassa ma comoda e accogliente. Ampio e ben rifinito il baule col portellone elettrico di serie. Il motore, vigoroso da poco più di 1500 giri, spinge forte ai medi regimi e in allungo si distende con profitto fino a 4800. La wagon tedesca ha sospensioni solide. In velocità è precisa e si beve i curvoni senza scompensi. L'avantreno, però, è più sensibile sull'asfalto ondulato. Le forme turistiche della familiare Peugeot non traggano in inganno. Divora letteralmente le curve. Nel sobrio abitacolo spiccano le strutture a esagono di cruscotto e console. Morbidi i sedili, ma i fianchetti ostacolano il gomito quando si cambia. Dietro, lo spazio per le gambe non abbonda e si è pure infastiditi dal tunnel. Privo di gradini, il baule è il più capiente. La prima qualità della 308 Wagon è l'equilibrio. Lo sterzo è diretto e le sospensioni non sono né flaccide né brusche. Anche il motore è ben bilanciato. Non potentissimo, ha la coppia giusta per uscire dalle curve con brio
e spinge forte da 1700 a 4700 giri. Caratterizzata da linee un po' spigolose, la Golf Variant digerisce senza difficoltà anche la guida brillante. Sofisticato, l'abitacolo è arredato con materiali di qualità, ben regolabili la seduta, lo schienale e il supporto lombare del confortevole sedile in tessuto. Lo schienale rigido, il tunnel e il mobiletto penalizzano chi siede al centro. Il baule, ben rifinito, ha il piano di carico piatto. Le sospensioni ben tarate sanno smorzare i colpi più duri e garantiscono una buona tenuta di strada anche su fondo irregolare. Si affronta in sicurezza qualsiasi percorso. Insomma, c'è da divertirsi. Benché tra le sei auto la Volkswagen Golf sia quella con meno cavalli, il suo motore ha una coppia ben distribuita. Era facile prevedere che le prestazioni migliori le avrebbero messe a segno Astra e Seed, le sole con 136 cavalli. Tipo Focus e 308 ne hanno 120, la Golf 110. L'Astra batte le rivali per quanto riguarda velocità massima e accelerazione, ma la seconda in classifica è la Peugeot. In fatto di consumi, i motori più efficienti sono quelli di Golf e Astra. Di quest'ultima si apprezza pure la frenata. Gli spazi d'arresto, come quelli della 308, sono da sportiva.